Se ti dico Franco Varrella, caro Fabio Poncimi, cosa ti viene in mente? Vedo Ti che... dico che mi levo il microfono e adesso facciamo vedere quello che abbiamo preparato. Va bene, però Fabio, raccontaci ancora una volta la storia mentre stiamo per preparare questa inquadratura che vabbè, mi trova sinceramente un po' imbarazzato, però so che ci tieni particolarmente. Franco Allora, Varrella. Franco Varrella, mitico allenatore da Reggiana 2000-2001. Eccolo qua, Che cos'è questa questo roba? è il muro di mattoni che avevo pronunciato a coach Davide Baraldi. Sono 15 mattoni. Fabio, Io vorrei però, cioè, mi sembra una televendita, è bellissima questa cosa. Ci ti spiego. vogliono i prezzi in sovraimpressione che lampeggiano e poi vabbè, è una Allora, televendita. questi sono i 15 mattoni, 15 punti che mancavano prima della gara di domenica per arrivare a quota 38, perché era quota 38 l'obiettivo. Quindi adesso pian piano, come faceva il buon Franco Varrella, lo spieghiamo a chi non ha seguito le scorse puntate, mitico allenatore della Reggiana 2000-2001, lui Speriamo che perdà. la Croveglia abbia più fortuna che quella che ebbe Franco Varrella alla Reggiana. Assolutamente, perché non fece una gran fine, ma al di là di questo, il mitico Franco Varrella, per dare uno stimolo ai propri giocatori, ha costruito un muro vero, in quel caso qui poi scoprirete che non è proprio così. Però si può mettere subito la sorpresa. Ha costruito un muro vero, nello spogliatoio della Reggiana. Infatti ho già detto a coach Davide Baraldi, dovremo lavorarci nelle prossime settimane per costruirlo lì a ribalta. Adesso lo teniamo qua, a studio voglio. Assolutamente, e ad ogni punto ottenuto dalla squadra lui toglieva questi mattoni, così vedevano la luce, perché era costruito sul finestrone, quindi i giocatori vedevano la luce della salvezza in quel caso. In questo caso parliamo di playoff. Un'idea geniale, lasciamelo dire. Assolutamente, D'altri tempi, Franco Varrella assolutamente. idolo assoluto, infatti ho voluto seguire le sue orme. Sinora, da quando l'ho annunciato, ovvero prima di Mazzano, sostanzialmente 3 vittorie su 3. Quindi sostanzialmente la scenetta che con tutti gli ospiti della Crovelli, da quale prossima settimana, ogni volta che si farà punti, è quella di levare i vari Ok, mattoni. mentre tu ti prepari a levare, Silvia, togliti il microfono perché dovrai anche te partecipare a questo, poi sono curioso di capire che cosa fate questi mattoni. Ecco la nostra Silvia che raggiunge. Ah, sì. Fabio, da dove vogliamo cominciare? Ne togliamo 4. No, aspetta, aspetta. Allora, partendo dal primo, così scopri di cosa sono fatti, te lo lancio direttamente a te. Poi prego Silvia, togliene pure uno. Sì, vai là. E poi ne togliamo un'altra ancora. Eccolo, No, vai. però calma ragazzi. Basta, Allora, basta. vi faccio notare, intanto abbiamo tolto i primi mattoni, che questi mattoni, che come potete vedere sono di polistirolo. Sì, Fabio, esatto, perciò li ho preparati. quanto ci hai messo per preparare No, questa non cosa? tanto, un'oretta di lavoro, Giorno e niente notte di nelle più. ultime 2 settimane. Va bene.